Oggi, buongiorno a tutti, cari lavoratrici, cari lavoratori, cari pensionati, grazie della vostra presenza innanzitutto. Spero che oggi tutti ci sentiamo meno soli, meno emarginati, meno additati per coloro che sanno soltanto scioperare, dire no. In questa piazza oggi vogliamo dirvi che avete dei nuovi compagni, dei nuovi lavoratori che vogliono manifestare assieme a voi il disagio, le difficoltà, i salari sempre più compressi nei tanti posti di lavoro. Noi siamo i lavoratori delle cooperative sociali, altra categoria di lavoratori cosiddetti invisibili, ma che danno un contributo molto importante al mondo del sociale, delle case di riposo, nei centri diurni, nelle case alloggio. Siamo scesi anche noi in piazza al vostro fianco per manifestare il nostro disappunto e contrarietà sia alle politiche del governo, ma anche per un uso di questi lavoratori dove il dumping contrattuale è all'ordine del giorno. Sicuramente in questa piazza non ci sono molti lavoratori delle cooperative sociali, in quanto spesso questi lavoratori hanno paura di esprimere il loro dissenso. Mi viene spesso detto che se sciopera, sciopera contro se stesso, in quanto socio lavoratore, per poi dalla cooperativa trattato come un lavoratore dipendente. Non tutte le cooperative sono allo stesso livello, ma l'uso dell'assemblea per fare votare i propri soci, ferie in conto capitale, aumenti salariali con buoni sconto da acquistare presso la stessa cooperativa, fare 40 ore settimanali con un contratto a 38 ore, votare la diminuzione del centesimo, fare versare il fondo previdenziale negli enti che loro stessi gestiscono sono all'ordine del giorno. Purtroppo l'uso della cooperazione sociale è stato del tutto usato a volte per nascondere o fare operazioni non sempre corrette. Viene fatto l'uso del volontariato spesso per risparmiare. Tutti i principi validi, ma spesso a discapito di cooperative serie ed anche a discapito del mondo artigianale e delle piccole e medie imprese. Alcune cooperative non accettano distinzione del sindacato, perché vedono il sindacato come colui che rovina i posti di lavoro. Non capiscono che un lavoratore che conosce i propri diritti è un lavoratore che può meglio dare il proprio contributo alla cooperativa. Il nostro contratto è fermo del 2009. Un lavoratore medio è pagato 15 euro all'ora lordi e quindi è conveniente trasformare le IFA in cooperative, scaricando spesso i costi sui soci lavoratori. Però dobbiamo dire anche che la stessa industria approfitta di questa situazione, che preferisce dare lavoro alle cooperative di tipo A e B per risparmiare. È vero che in queste cooperative lavorano tante persone del posto, ma devono essere pagate in quanto lavoratori e non in quanto soci. Non sempre l'adesione a socio della cooperativa è volontaria, ma mascherata di adesione volontaria. A volte si domandano se questi lavoratori sono pagati e rispettati, sicuramente non è il loro dovere, ma è etico chiedersi se tale cooperativa rispetta i diritti dei lavoratori. Perché il governo non modifica la legge di socio lavoratore, applicando anche i soci lo statuto dei lavoratori? Perché fa comodo avere migliaia di lavoratori succubi o alla mercé delle varie cooperative? Perché non viene fatta una legge per gli appalti in cui possono partecipare solo le cooperative che applicano tutti i diritti dei lavoratori? La politica dei sacconi è stata ed è quella di comprimere i diritti, almeno li avesse conservati. Dunque, noi siamo qui per quei lavoratori che vivono in condizioni non corrette, che gli viene sempre raccontata la barzelletta della partecipazione alla vita della cooperativa, che sono obbligati a versare anche quote sociali fino a 2.500 euro per lavorare. Vogliamo inoltre denunciare, se la crisi continuerà, con quali contributi economici le ASL pagheranno gli appalti delle cooperative? Spesso i lavoratori delle cooperative non hanno un mansionario, fanno di tutto, sono educatori, autisti, operatori sociosanitari, distribuiscono i pasti, fanno i prezzi delle ditte, gestiscono la commessa di lavoro, sono lavoratori tutto fare ed è per questo che le ASL pagano i servizi alle cooperative. Dove c'è il sindacato queste cose si vengono a sapere, dove
fiducia, spesso i lavoratori ci comunicano il loro malessere, ma poi hanno paura di iscriversi. E noi stesso, come sindacato responsabile, invitiamo questi lavoratori a muoversi con cautela. Se vi sono le condizioni per intervenire, lo facciamo. È importante salvaguardare i lavoratori, ma denunciare queste situazioni. Oggi siamo qui anche per questo. Poi chiediamo alla politica, alla vigilia delle prossime elezioni, di dare voce a questo disagio e che si esprima. La cooperazione non è buona per tutte le stagioni, la cooperativa vera. Quella falsa è sempre presente, in primavera, in estate, in autunno e in inverno. Dunque è nostro dovere come delegati continuare a segnalare queste anomalie alla CGIL, un compito difficile, ma l'unico sindacato che ancora ha il coraggio di fare il sindacato per i lavoratori. La CGIL in provincia di Treviso è l'unico sindacato che riesce a chiudere ancora accordi sindacali nelle cooperative sociali. Dunque, concludo, sostenete la CGIL, iscrivetevi, in quanto se saremo più forti potremo anche contare di più. Grazie. Adesso l'ultimo intervento è di Agrizia, è un lavoratore dipendente della Umbraia della Cappellare, un lavoratore migrante. Buongiorno a tutti. E per la prima cosa io vorrei da voi un grandissimo applauso per tutti quei paesi che a questo momento stanno combattendo per la libertà e la democrazia. E soprattutto i paesi nordamericani. E poi io oggi sono qua, sono molto molto orgoglioso e fiero di essere uno di questa confederazione, la confederazione CGIL, perché è una confederazione che ci dà la libertà di esprimere e ci riconosci. Noi immigrati consideriamo che la Cisina è la nostra casa, perché lì andiamo a informarsi, lì andiamo a raccontare i nostri problemi. E come sapete bene che adesso abbiamo una crisi diciamo molto ma molto grave. Questa crisi colpisce diciamo i lavoratori deboli, colpisce le donne, gli anziani, i pensionati e soprattutto gli immigrati, perché gli immigrati quando lo colpisce questa crisi lo colpisce due volte, perché la prima cosa perde il posto di lavoro e la seconda cosa potrebbe essere anche un clandestino, perché come sapete la legge Bossi-Fini, quando un lavoratore perde il lavoro e dopo 6 mesi può essere clandestino e può essere anche espulso come una persona criminale. È una vergogna da avere una legge razziale, una legge xenofoba. È una legge diciamo che non si può applicare a un paese civile e democratico. E io sono qua per ringraziare tutti i dirigenti della CGIL, tutti i funzionari, tutti i impiegati, perché ci hanno dato tempo a noi immigrati per esprimere i nostri problemi. Grazie alla CGIL, grazie alla CGIL. Viva l'Italia, viva l'Italia. Conclude questa nostra magnifica manifestazione Maria Grazia Saloni, segretaria provinciale della CGIL di Treviso. Grazie, buongiorno a tutti e a tutti e grazie per essere qua in questa piazza di Castelfranco, il giorno del sciopero generale indetto dalla CGIL. Come in molte altre piazze d'Italia, tra l'altro, noi abbiamo avuto notizie che tra Castelfranco, Pomeriano e Treviso sono 5.000 circa le persone che hanno partecipato e questo è un bel numero. Il paese dovrebbe ringraziare chi sciopera oggi. Se non avessimo già coniato degli slogan significativi e importanti per questo appuntamento, uno potrebbe essere: chi sciopera, aiuta anche te. Sì, perché questi lavoratori, questi pensionati, questi studenti che sono qui si fanno carico di indicare alla politica e a chi governa la necessità di un cambio di passo. Un cambio di passo che aiuti il paese ad uscire dalla crisi e lo faccia tornare a crescere. Uscire dalla crisi, perché non è più
state anche nel nostro territorio lo testimoniano. Proprio ieri sono arrivati i dati di Veneto Lavoro e i licenziamenti collettivi del primo trimestre di quest'anno sono a più 41% sullo stesso trimestre dell'anno scorso. E quindi questi numeri ci spiegano come mai la crisi, noi sosteniamo che la crisi è ancora forte. Questi dati necessitano di un sistema universale di ammortizzatori sociali, ma anche di un sistema efficace di formazione e di riqualificazione. Se la CGIL chiede un piano per il lavoro è perché non solo vuole che si crei nuova occupazione, ma vuole che questa occupazione sia un'occupazione di qualità. Perché i posti di lavoro a povero contenuto professionale sono proprio quelli che non offrono prospettive, sono quelli che si perdono prima. Uscire dalla crisi serve anche ai tanti giovani che anche qui da noi non trovano lavoro e quando lo trovano è solo un lavoro precario. Deve essere per questo che anche dalla nostra provincia molti scelgono di lasciare l'Italia. E come non vedere che il ridursi delle prerogative dei giovani nel lavoro si estende di conseguenza anche a tutte le altre, agli altri spazi della società? E che forse è proprio il basso contributo che si chiede loro una delle cause che ha fatto sì che negli ultimi anni, negli ultimi 10 almeno anni, la nostra crescita economica sia stata pari solo alla metà di quella media europea. Servono politiche a favore dei giovani? Certamente sì, la CGIL anche su questo fa una serie di proposte, però riteniamo che ogni singolo intervento possa avere maggiore efficacia se va inquadrato in un progetto più generale di crescita e di sviluppo. Guardiamo anche i pensionati, qui sono stati citati più volte alle loro difficoltà di soggetti soli, a loro è negata la rivalutazione delle pensioni, eppure andrebbe riconosciuto il loro ruolo di supplenti nelle carenze del welfare. Un welfare che per rispondere ai bisogni di una società complessa dovrebbe essere più diffuso, ad argine all'esclusione sociale, che è un ambito verso cui sempre più i soggetti scivolano. E se un federalismo fiscale dovrà materializzarsi, bene, questo deve misurarsi proprio sul welfare locale per riqualificare i servizi sociali e sociosanitari. Dicevamo che la politica e il governo, ai suoi vari livelli, ha il dovere di progettare l'uscita dalla crisi e il ritorno alla crescita. Si tratta di mettere in moto un meccanismo virtuoso che ha bisogno però di un rinnovato senso civico e di un'etica della responsabilità. Non si può evocare continuamente il contenimento dei costi della politica e insieme moltiplicare il numero dei sottosegretari. Non si può evocare continuamente la meritocrazia e poi praticare il nepotismo. Non si può affermare il rigore di bilancio e insieme far crescere il debito pubblico per la spesa corrente, nemmeno per gli investimenti. Allo stesso modo non si può dichiarare che si vuole modernizzare il Paese e poi realizzare continui arretramenti sui diritti di cittadinanza. La nostra economia può tornare a crescere, certo non con i tagli lineari, ma attraverso una politica di investimenti nei settori strategici dello sviluppo, ovvero nella scuola, nell'università e nella ricerca. Questo Paese deve dotarsi di una politica industriale che indichi quali sono i settori su cui puntare e ancora, deve investire nelle infrastrutture materiali, immateriali, vanno sostenute le imprese che investono in prodotti e processi innovativi e sostenibili. Va resa efficiente la pubblica amministrazione affinché possa definire un valido supporto allo sviluppo, ma possa essere essa stessa un fattore di sviluppo. Tutto questo si deve fare valorizzando il lavoro, perché se è vero che il lavoro è l'espressione dell'essere, moltiplicando
fare il lavoro significa mortificare l'umano. E non è comprimendo i diritti di chi lavora che si realizza quel valore aggiunto che tanto serve ai nostri sistemi produttivi per competere sui mercati globali. E non è attraverso la pratica degli accordi separati che si fa marciare il paese verso obiettivi di interesse comune. L'altro grande tema è che deve essere riequilibrato il peso fiscale. Meno tasse sul lavoro e sulle pensioni e più tasse su rendite e patrimoni. Deve essere combattuta l'evasione fiscale perché lì vanno trovate le risorse per il risanamento e l'avvio di un nuovo modello di sviluppo. Oggi la CGIL si è mossa da sola, convinta che il Paese non sia in grado di sopportare oltre da un lato gli sprechi e dall'altro il progressivo impoverimento. Alle altre confederazioni chiediamo lo sforzo di un agire unitario su argomenti che sono tutti aperti. Le regole della rappresentanza della democrazia, in primis, e l'altro tema grosso